coltivare. L'abitare implica il tempo stesso il coltivare e un custodire. L'uomo, fosse uno di contrari esseri viventi, abita e non semplicemente esiste o vive, proprio perché al tempo stesso coltiva, costruisce e custodisce. Questo pensiero lo ritroviamo nella Bibbia, dove si dice che il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e custodisse. Abitare è questo, coltivare e custodire. Questo significa che l'uomo non è uno spettatore passivo della sua esistenza, ma è un attore chiamato appunto a coltivare e custodire il dono di Dio. Thank you.